Ciao, sono Fulvia Irace, sono CEO di House Traveling, che è un portale che mette in contatto proprietari di utenze di strutture turistiche e viaggiatori che sono alla ricerca di una struttura per le proprie vacanze. Principalmente House Traveling si concentra sull'Europa, sulle capitali europee e in Italia, nelle località turistiche e nelle città d'arte. House Traveling cerca di dare un buon rapporto qualità-prezzo per quel che riguarda le strutture che propone, è sempre alla ricerca di nuove strutture da inserire nel proprio circuito. Venite a visitarci sul nostro sito che è www.housetraveling.com. Intertwine è una piattaforma di editing collaborativo che permette la creazione di opere multimediali condivise. Intertwine si basa su due livelli di utenza che sono il plotter e il bricker. Il plotter che è colui che crea l'intreccio, crea l'opera. Il bricker è il resto della community che vi partecipa inserendo contenuti multimediali. I contenuti multimediali possono essere audio, video, foto o testuali e sono finalizzate alla creazione di un intertbook, un ebook multimediale che verrà poi dopo distribuito su un market proprietario o sui principali market di digital delivering. Siamo col dottor Paolo Oliveri, amministratore di Search Technology. Siamo qui al Technology Beats per in particolare promuovere il progetto SOS Recupero Dati. SOS Recupero Dati è un progetto molto originale, è innanzitutto un progetto di ricerca applicata, e cioè un progetto di laboratorio dove sviluppiamo una conoscenza, un know-how proprietario, cioè non condiviso, che non viene da libri o da formazione esterna. In sostanza è una conoscenza unica che poi noi potremmo eventualmente trasferire. Al centro del nostro business c'è l'attività di recupero dati da supporti danneggiati, quindi da qualsiasi supporto per qualsiasi tipo di problema. I nostri clienti principali sono gli operatori del settore, e cioè aziende di informatica, di consulenza o di software, che possono gestire i propri clienti offrendo attraverso un sistema di qualità la soluzione di recupero dati da supporti danneggiati. C'è un'attenzione particolare al mondo dei privati, che fino ad oggi è stata completamente esclusa da questo settore, con prezzi dedicati molto molto accessibili, e consente quindi anche a loro finalmente di poter recuperare magari, ecco, le foto di famiglia a volte, o la memoria storica della famiglia, o i video, come si dice, la musica che soprattutto i ragazzi utilizzano massivamente. Però oggi loro non accedevano a questo tipo di possibilità perché i costi di recuperi sono sempre molto alti, c'è l'idea che fossero molto molto alti. Oggi si può accedere anche a questo con dei prezzi molto abbordabili. Ecco, dottor Oliveri, il problema della sicurezza è un problema importante perché prima ci diceva che molte volte le aziende dedicano poca attenzione alla cancellazione dei dati, e quindi io potrei comprare un disco su eBay e trovare i dati sensibili di un'azienda che pensava di aver cancellato i suoi dati. Ci vuole spiegare meglio questa cosa? Allora, ovviamente nell'ottica dello sviluppo del progetto abbiamo implementato di un'altra area di business che è la cancellazione sicura dei dati. Pochi sanno che c'è un obbligo di legge che stabilisce per tutti coloro che gestiscono dati sensibili di provvedere prima dello smaltimento del bene informatico alla cancellazione sicura, cioè alla certificazione che i dati presenti su quel disco, su quella scheda di memoria, può essere un qualsiasi supporto, sono stati cancellati in maniera certa. Oggi una formattazione anche cosiddetta a basso livello non è un modo sicuro di cancellare i dati, noi recuperiamo il 100%. Ma pochissime aziende sanno che ci sono multe salatissime, e quindi noi ci offriamo sempre a sostegno della rete dei partner o in alcuni casi anche direttamente con i clienti che ce ne fanno richiesta, come consulenza per offrire questo servizio per farli stare in sicurezza. Cioè abbiamo la soluzione per cancellare in maniera sicura e certa tutti i dati da un supporto. Questo soprattutto mette l'imprenditore in protezione da qualsiasi ripercussione successiva. Ed è un'altra delle soluzioni che noi adottiamo a vantaggio della nostra rete di partnership. Benissimo, grazie. Grazie ancora, arrivederci, buon lavoro.